Anna Minchella è stata condannata oggi pomeriggio in aula di Tribunale di Isernia a 30 anni di carcere. Nel luglio del 2016 avvelenò un anziano di Pratella. La prefettura di Isernia ha accolto le tesi degli automobilisti sulle irregolarità di rilevamento della velocità dell'autovelox nei pressi di Pozzilli. I piccoli paesi delle aree interne delle due province soffrono sempre più lo svuotamento di giovani e servizi, occorrono azioni volte a frenare l'esodo. La didattica per conoscere l'archeologia, 3 giorni di eventi al Museo Sannitico del Capoluogo per approfondire le conoscenze del passato. Bentrovati a tutti, iniziamo dalla giudiziaria. L'ex infermiera Anna Minchella dovrà scontare 30 anni di reclusione per l'omicidio di Celestino Valentino, 77 anni di origine casertana, avvenuto nell'estate di 3 anni fa all'ospedale Santissimo Rosario di Venafro. Le indagini furono condotte dai carabinieri attraverso l'acquisizione dei filmati a circuito chiuso dell'esercizio commerciale dove la donna acquistò l'acido cloridico da somministrare alla vittima. Le immagini hanno permesso di chiarire le responsabilità dell'infermiera per omicidio pluriaggravato nei confronti dell'anziano paziente ricoverato nel nosocomio Venafrano. Oggi il Tribunale di Isernia ha inflitto la pena di 30 anni, interdizione perpetua da pubblici uffici e il risarcimento di circa mezzo milione di euro in favore dei familiari della vittima. Sono finiti tutti gli arresti domiciliari, i 4 molisani e 2 pugliesi arrestati nei giorni scorsi e condotti nel carcere di Larino per i reati di usura e estorsione ai danni di un imprenditore termolese. L'indagine è stata portata avanti dai carabinieri dopo la denuncia dell'uomo per le continue minacce e richieste di denaro da parte degli usurai. Autovelox mobile lungo la statale 85 Venafrana. La prefettura accoglie la tesi degli automobilisti che hanno contestato le modalità di rilevamento della velocità attraverso l'utilizzo dell'apparecchiatura in territorio di Pozzilli. Felice Antonio di Schiavi, la tua missione è quella di difendere dove gli utenti subiscono delle angherie. Una delle battaglie che stai portando avanti da anni è contro gli autovelox selvaggi. Nella maggior parte dei casi sono dei sanguisuga per gli utenti e sono delle casse che si riempiono per i comuni. Ci sono delle novità, mi sembra, in questi ultimi mesi? Sì, confermo che sono dei metodi selvaggi di prendere i soldi all'utenza, ecco, questo detto in poche parole, perché i comuni si vanno a mettere sulle strade statali e in modo il più delle volte irregolare, illegittimo, abusando del loro potere per carpire i soldi all'utenza. Ecco, questo è il concetto generale. Per il caso specifico, sono contento che abbiamo avuto ragione per l'autovelox di Pozzilli, che Pozzilli va a mettere un autovelox in 300 metri individuati dal prefetto dove è possibile fare la contestazione differita, va a mettersi nei pressi dell'Hotel Dora per colpire gli automobilisti. Finalmente la prefettura di Isernia ci ha dato ragione. Questa è la cosa eclatante, che la prefettura ci ha dato ragione. Siamo contentissimi ed esprimiamo il plauso alla prefettura di Isernia, al prefetto che c'è adesso, perché fino adesso la prefettura, nonostante noi avessimo dimostrato sempre l'illegittimità di questi autovelox, vedi Macchia di Isernia, Sesto Campano, Cantalupo, Castelpetroso, Rio Nero ed altri ancora, purtroppo la prefettura di Isernia aveva un'altra linea che era quella di, a prescindere, di darci torto. Invece adesso, grazie alla prefettura che ha accolto i nostri ricorsi riguardanti questo autovelox di Pozzilli e ha dato ragione al ricorrente. Per chi ci ascolta, diciamo che quando la prefettura non dava ragione al ricorrente, il giudice di pace puntualmente dava ragione sulla stessa pratica.
sempre. Noi siamo stati costretti, poi, dopo aver avuto torto dalla prefettura, siamo stati costretti ad andare al giudice di pace, il quale, e tutti i giudici di pace, non uno sì e l'altro no, tutti ci hanno dato sempre ragione. Addirittura anche la prefettura ha fatto appello avverso le sentenze correttissime del giudice di pace e il tribunale di Isernia ci ha dato sempre ragione, quindi abbiamo avuto alla fine, abbiamo avuto sempre ragione, solo che siamo dovuti andare alle vie giudiziarie quando il prefetto, che è competente in materia di codice della strada, avrebbe fatto bene a valutare bene la cosa e darci ragione subito, ma non per avere ragione, anche perché il prefetto è l'organo, non solo l'organo giudicante sui ricorsi che pervengono alla prefettura, ma è anche l'autorità competente nella del codice della strada. E poi il prefetto è quello competente sulle strade extraurbane, perché nei centri urbani è competente il sindaco, fuori dai centri urbani è proprio competente il Ministero dell'Interno e quindi la prefettura. Ci sono ad Isernia problemi relativi alla gara d'appalto e all'affidamento del servizio dei parcheggi a pagamento. Tutto è stato sospeso dal 21 marzo, con trasparenza e senza sotterfugi, fa sapere il primo cittadino Giacomo D'Apollonio. In quanto all'annullamento del bando per la gestione della sosta a pagamento, ha concluso D'Apollonio, è una possibilità da considerare, ma occorre valutare le possibili ripercussioni negative che tale iniziativa potrebbe comportare per il Comune, che si troverebbe esposto a rivendicazioni della società aggiudicataria. Cambiamo argomento: anticorruzione e rispetto della legalità nella pubblica amministrazione, il filo conduttore dell'azione dell'ANAC, che contrasta radicalmente il non perfetto comportamento di diversi funzionari pubblici. Professore D'Acqua, l'ANAC è, diciamo, il garante della serietà, purtroppo in una pubblica amministrazione sempre più corrotta. La pubblica amministrazione non è corrotta, sono purtroppo gli uomini che compongono la pubblica amministrazione e, ringraziando Dio, non tutti ovviamente, perché la maggior parte ovviamente sono persone oneste, che però purtroppo rovinano proprio la pubblica amministrazione, il nome della pubblica amministrazione. E a quelle persone che si deve rivolgere un principio di rotazione, un principio di punizione del soggetto che ha sbagliato, perché nel momento in cui un soggetto sbaglia e sa di sbagliare, perché ovviamente ci vuole il dolo per certi tipi di reati e non la colpa, perché sennò allora parliamo di una cosa completamente diversa, uno deve anche rispondere, deve avere anche il coraggio di risponderne. E quindi secondo me è corretto che la pubblica amministrazione si rivalga su quel soggetto. Quindi io non generalizzerei che la pubblica amministrazione, ma i soggetti, taluni soggetti, mi scusi, che la compongono, rovinano il resto degli altri invece. Ecco, durante l'introduzione si è fatta menzione di problematiche, non solo, ma anche della tempistica, che purtroppo è estremamente lenta e che si arriva, diciamo, a scoprire il malcostume con un enorme ritardo. Ma anche su questo diciamo che è relativo, perché è stato introdotto un principio molto diciamo particolare, nel senso che il magistrato che procede all'iscrizione del soggetto ha l'obbligo di comunicarlo all'ANAC, che a sua volta lo comunica alla pubblica amministrazione. Per cui si è cercato di accelerare i tempi, ma ovviamente compatibilmente con quelle che sono le garanzie processuali anche del soggetto, che comunque è in questo momento prima in fase istruttoria e poi indagato eventualmente, perché ovviamente noi non possiamo dimenticarci che questo è uno stato di diritto dove ognuno ha i suoi diritti e quindi fino a prova contraria nessuno può essere considerato colpevole. È ovvio che però nel momento in cui si apre una procedura e quindi un procedimento penale per reati come quelli del titolo primo, del titolo secondo del codice penale, ovviamente voi capite bene che la pubblica amministrazione non può far altro che, almeno in maniera cautelativa, spostare il soggetto e non dargli in mano ancora, diciamo, come dire, l'oggetto che potrebbe essere stato quello della corruttela poi o del tipo di reato che ci si è contestato. Gli agenti della questura hanno individuato un giovane di nazionalità guineana per il quale era terminato negativamente l'iter per il riconoscimento dello status di rifugiato. Lo stesso è stato espulso e dovrà lasciare la città di Isernia entro una settimana.
Un ulteriore decreto di espulsione è stato notificato nei confronti di un altro africano, un 24enne del Mali, in quanto gli era stata rigettata la richiesta di protezione internazionale. Passiamo alle vicende politiche. Giunta 4-6 assessori al comune di Termoli. Subito al lavoro il primo cittadino, Francesco Roberti. Ci avviciniamo all'estate, le temperature cominciano a essere bollenti, c'è l'incombenza di ridare lustro a livello turistico balneare alla città di Termoli. Ha già qualche idea? Sì, abbiamo qualche idea che dovremmo sviluppare insieme. D'altra parte noi siamo gente di mare, abituati a camminare e a navigare in mezzo alla tempesta, troveremo il modo per arrivare in un porto sicuro e quindi di dare a quest'anno un cartellone turistico che i cittadini e i turisti potranno apprezzare. In lei i cittadini termolesi troveranno sempre le porte aperte? Sono già aperte le porte, lo erano anche prima che diventassi sindaco. Alla giunta 4-6 assessore ancora da vedere? Io gradirei una giunta 6 per impegnare tutti a lavorare nell'interesse di Termoli. Questo ci consentirà anche di dare più risposte e soprattutto far sì che ognuno possa impegnarsi nel proprio ruolo. E quindi il mio auspicio è questo. Ora vedremo facendo la consultazione con i partiti cosa ne uscirà. Ormai la campagna elettorale è finita, è arrivato il momento di amministrare, di riconciliarci tutti quanti per essere e sentirci parte partecipi di questa comunità. Perché lo sappiamo, noi cittadini di Termoli abbiamo un gran cuore, quindi da domani lavoreremo tutti quanti nell'interesse di Termoli. Abbiamo alcune cose da fare come sindaco, finché non tiriamo sulla giunta ci sono gli atti di giunta che non possiamo fare. Farò una ricognizione degli atti finora firmati e di quelli che dovranno essere firmati nell'attesa della composizione della giunta. E restiamo a Termoli, il Movimento 5 Stelle si conferma prima forza politica. Queste le dichiarazioni degli esponenti, i quali sostengono che nonostante l'unica lista a sostegno del candidato sindaco Di Michele, i 24 candidati alla carica di consigliere hanno sfiorato il ballottaggio raddoppiando i voti e la percentuale rispetto alle scorse elezioni amministrative. E da Termoli ci spostiamo a Santa Croce di Magliano, che riparte la comunità con Alberto Florio, farmacista 55enne, che torna alla guida del suo paese. Ascoltiamolo. Una corsa non facile, neppure scontata, eppure il risultato raggiunto da Alberto Florio e dalla sua squadra alle ultime amministrative di Santa Croce di Maiano non lascia dubbi. Una vittoria schiacciante, 2107 voti, pari al 93% delle preferenze. Il quorum necessario per scongiurare il commissariamento, essendoci la sola lista insieme per Santa Croce candidata, è stato ampiamente superato e il farmacista 55enne è tornato alla guida della sua cittadina dopo 5 anni, succedendo a Donato D'Ambrosio. Al suo fianco un gruppo di noti professionisti e di giovani pronti a lavorare sodo per sanare le criticità e per rilanciare l'intero territorio. È stata una campagna elettorale molto faticosa e alla fine evidentemente ci ha premiati, perché non ci aspettavamo sicuramente questo così largo consenso. Abbiamo lavorato bene in campagna elettorale e quindi probabilmente siamo riusciti ad essere vicino agli elettori e a spiegare loro il nostro programma e soprattutto a capire quali sono le esigenze dei cittadini. Innanzitutto avere un paese più pulito, quindi cose molto semplici, più pulito, più in ordine. Abbiamo un'altra priorità che è quella delle scuole. Il plesso scolastico di via Nassiria, che accoglie tutti i nostri bambini, i nostri giovani, quindi ha necessità di una buona manutenzione in attesa della costruzione eventualmente di un nuovo plesso scolastico.
Attenzione sarà rivolta anche alla ripresa dei lavori, fermi ormai da tempo per il ripristino della storica sede del municipio. Intanto ruoli e deleghe sono stati assegnati. Presidente del Consiglio Michele Giacinto Iantomasi, a Giuliana Petruccelli, anche vice sindaco, sport e cultura, ad Angelo Mascia, patrimonio e manutenzione, ad Antonio Pilla, lavori pubblici, ambiente e territorio, ad Emanuela Rea, politiche sociali. Siamo già attivi, siamo già operativi, stiamo lavorando e nelle prossime settimane ci attende ancora un più duro lavoro. E siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo, come comunque difficoltà si trovano in tutti i comuni, visti i tagli che ci sono da anni e anni. Cercheremo comunque di accontentare i nostri cittadini e di rendere un'amministrazione più possibile trasparente e vicina ai cittadini, appunto. Il governo nazionale non deve consentire che i borghi del Molise diventino scatole vuote e che le persone che li abitano vengano considerate una specie in via d'estinzione. Lo ha dichiarato l'onorevole di Campomarino Giuseppina Occhionero nel suo intervento alla Camera, dedicato al problema dello spopolamento delle aree interne. Secondo la deputata della sinistra, lo spopolamento dei piccoli borghi è un fenomeno che, se non bloccato in tempo, provocherà un abbandono di posti ricchi di storie e tradizioni che non meritano di scomparire. Adeguamento e riordino dei consorzi di bonifica, e questa è la proposta di legge presentata dal consigliere regionale di maggioranza Michele Iorio. Nella relazione illustrativa viene evidenziata l'esposizione debitoria dei due consorzi di bonifica del Basso Molise a Termoli e Larino, che avrebbero raggiunto livelli tali da richiedere un necessario intervento risolutivo dell'amministrazione regionale. Conoscere l'archeologia attraverso la didattica, questo è il tema conduttore di una 3 giorni a Campobasso al Museo Sannitico. Vediamo. Dottor Delfino, archeologia, scienza esatta oppure commistione di più branche? Ma sicuramente commissione di più branche, perché l'archeologia, come abbiamo detto stamattina ai ragazzi, è una disciplina multidisciplinare, anche se può sembrare un gioco di parole, perché è una disciplina che nasce nel campo delle scienze umanistiche, però lavora anche con altro tipo di scienze umanistiche e non può andare avanti in modo scientifico senza le scienze esatte, come la fisica e la chimica. Nei tempi passati gli archeologi non erano archeologi, ma erano persone appassionate, ecco, Schliemann, Ventris, lo stesso forse Lord Carnarvon, senza arrivare poi ai grandi come Howard Carter o il professor Davis, ma archeologia quindi affidata alla casualità. Beh, diciamo che nell'Ottocento affidata alla buona volontà di questi appassionati, perché Schliemann era una persona ricchissima, commerciante, prussiano, e quindi ha messo a disposizione della sua passione il suo denaro. Oggigiorno invece è qualcosa di professionalizzante, altamente professionalizzante, che richiede anni di studio, ma soprattutto poi anni di esperienza sul campo. E mi piace ricordare in questa occasione che recentemente, finalmente dopo anni, il ministero dove lavoro, grazie al ministro Bonisoli, ha finalmente emesso il decreto di attuazione degli elenchi professionali per gli archeologi, ma non solo, per tutte le professioni dei beni culturali. Quindi archeologi non come Indiana Jones, ma archeologi professionisti. Certo, sì, professionisti con cognizione di causa, con una preparazione adeguata ad operare per non fare danni né nella conservazione, ma neanche nella valorizzazione dei beni archeologici, perché purtroppo i danni più visibili sono quelli, diciamo, sulla conservazione, ma i non professionisti fanno anche danni sulla valorizzazione, magari raccontando cose che non sono vere. Il Molise è una terra che pochi conoscono, anche dal punto di vista archeologico. Cosa si può fare? Beh, si può sicuramente sensibilizzare le nuove generazioni attraverso, per esempio, quello che abbiamo fatto, l'alternanza scuola-lavoro, perché
preparando la generazione di domani a una cultura della frequentazione dei luoghi della cultura, che non sono solo siti archeologici, sono musei d'arte, sono palazzi storici, quindi abituando queste future generazioni di adulti ad avere la cultura della frequentazione dei luoghi culturali, sicuramente si potrà costruire dei futuri cittadini con maggiore consapevolezza di questi beni. Favorire l'attrazione degli investimenti esteri verso le piccole e medie imprese della penisola. Esperti commercialisti da tutto il paese hanno partecipato nella capitale ad un primo incontro del progetto pilota. Per il Molise era presente la dottoressa Giovanna Palermo di Meo. Il tavolo di lavoro internazionale procederà entro l'autunno con l'obiettivo di approdare alla selezione dei progetti che consentiranno l'incontro diretto tra imprese italiane ed investitori stranieri. I sindacati CGIL, CISL e UIL dichiarano un ulteriore sciopero di 3 ore dei lavoratori molisani dell'Istituto di Riabilitazione San Stefar per giovedì 27 giugno, a causa della mancata erogazione delle spettanze mensili al personale dipendente. Lo sciopero si svolgerà dalle ore 10 alle 13. Conservare la memoria storica e valorizzare gli aspetti culturali e sociali. In questo è impegnata l'associazione Venafrani per Venafro. L'impegno dell'associazione Venafrani per Venafro va avanti da lungo tempo con l'obiettivo di conservare la memoria storica, culturale e sociale dei luoghi, ma anche con l'intento di valorizzare certe realtà ed il patrimonio locale, un'attività ben accolta anche dai giovani. I Venafrani per Venafro da anni portano avanti un discorso di pubblicizzazione delle cose sia dal punto di vista urbanistico sia dal punto di vista artistico e sociale soprattutto. Portano avanti una serie di incontri tenuti nei luoghi più caratteristici di Venafro, questo per un dovere nei confronti della memoria, memoria storica, memoria umana, memoria religiosa, che ha accompagnato da sempre la vita della collettività venafrana. Noi siamo molto orgogliosi di poter donare alle giovani generazioni, in modo particolare, la memoria che abbiamo accumulato noi anziani, lo dobbiamo dire, negli anni, e memoria che abbiamo ricevuto dai nostri padri, e questo non va, è un patrimonio immateriale che non va assolutamente perduto, anzi va sostenuto e va tramandato con orgoglio da parte nostra. In generale i giovani venafrani sono molto accorti a ricordare, a voler conoscere questo patrimonio culturale che li riconduce alle loro tradizioni, alle loro radici. È solo che a volte bisogna un attimo spronarli e dare ad essi l'idea vera, concreta, condivisa della importanza della presenza di questo bene così importante. E noi in verità abbiamo buoni rapporti con le nuove generazioni e sia attraverso pubblicazioni, attraverso testimonianze concrete, e speriamo bene, ecco, i giovani non abbandonano, non è vero, i giovani di Venafro sono a loro volta orgogliosi di essere venafrani. Domani sabato a Ripalimosani alle ore 18 all'interno di Palazzo Marchesale verrà presentato il romanzo dal titolo Il delitto del fascista Nuvola Nera, scritto da Angelo Marenzana. A Vinchiaturo invece domani pomeriggio ci sarà la presentazione del gruppo comunale di protezione civile, l'appuntamento alle ore 17 all'interno del Palazzetto dello Sport. Nell'occasione l'associazione ID Life informerà la cittadinanza sulle principali norme di primo soccorso. Ed adesso, come sempre, spazio al meteo.
La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Per vederci chiaro, Ottica De Siato, in via Estonia 41A a San Salvo e via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. Caldo afoso sul Molise e cielo sereno, deboli annuvolamenti nel corso della sera. Le temperature odierne sono comprese tra i 21 gradi di Campobasso e la massima di 30 a Termoli. Ventilazione dai quadranti meridionali, calmo il mare Adriatico. Domattina sulla regione cielo velato, valori atmosferici in ulteriore aumento, venti di direzione variabile. Per lo sport iniziamo dal calcio, movimenti a fari spenti per le formazioni di Serie D ed Eccellenza. Dubbi ci sono sulle piazze di Isernia ed Agnone nel sostenere economicamente la prossima stagione sportiva. Prima della fine del mese la società di calcio dell'Isernia vuole avere la certezza di poter disputare il campionato di Eccellenza in tutta tranquillità, valorizzando i giovani del posto. I vertici societari attendono dall'amministrazione del sindaco Giacomo D'Apollonio l'ingresso di nuove figure imprenditoriali per garantire gli aiuti economici e dirigenziali. Senza nuovi ingressi nel club biancoceleste, Piero Biscotti potrebbe fare un passo indietro e abbandonare definitivamente la società. Novità sono previste nelle prossime settimane. Sulla sponda Campobasso i tifosi attendono con impazienza l'ufficialità del beneventano Pasquale Bovienzo sulla panchina che è stata nell'ultima stagione affidata a Massimo Bagatti per un torneo di Serie D finalmente da protagonisti. A garantire la tranquillità societaria il presidente Circelli e il suo staff in continuo contatto con i giallorossi del Benevento per una collaborazione tecnica. Sempre per restare al torneo interregionale, nulla trapela ancora negli ambienti agnonesi sul da farsi del presidente Marco Colaizzo, dopo l'amara retrocessione di inizio maggio sul campo dell'Aragona a Vasto. Ripartire dall'Eccellenza per un campionato di vertice o affidarsi al ripescaggio per rientrare in Serie D dalla finestra? Un dubbio legato a questioni finanziarie non indifferenti per un piccolo centro di appena 5.000 abitanti. Chi invece non dovrebbe avere difficoltà di sorta è il Vasto Girardi, dopo la felice cavalcata in Eccellenza dei gialloblu, guidati in panchina dall'esperto Francesco Farina. Il club alto molisano ha sistemato le pedine nello staff societario e tecnico e a fari spenti si muove tra riconferme nell'organico e calciatori di categoria. Fazio in cabina di regia e Sivilla in attacco, i nomi al momento più gettonati. Domani a Verona tre formazioni bocciofile e molisane saranno impegnate ai campionati nazionali maschili e femminili. Sulle corsie venete giocheranno le coppie dell'Avis Campobasso composte da Antonio Di Tota e Maurizio Silvanoni per la categoria B e da Salvatore Amorosa e Gennaro Presutti per la C. Per la competizione in rosa la Portacolori e Fernanda Ricciuti della Torre Vinchiaturo. Sempre sabato 15, interessante appuntamento al bocciodromo comunale del capoluogo. L'Avis organizza il Bocce Summer Day 2019, gara giovanile riservata alle categorie Under 12. E siamo in chiusura, e Paulos Vigals, il primo colpo di mercato della Chaminin Campobasso nel campionato di Serie B di calcio A5. Portiere di classe 1994, di nazionalità tedesca, si presenta alla piazza rosso-blu con un curriculum di tutto rispetto. E con questa notizia di calcio A5 chiudiamo il nostro telegiornale. A risentirci alle prossime edizioni. È tutto.